Bentornati a questa nuova parte di Team Sonic Racing, siamo sempre qui al capitolo 5, la gara continua ed oggi vedremo insieme le ultime fasi che ci porteranno alla conclusione del capitolo e ad iniziare il prossimo. Iniziamo subito con una gara a squadre, completo un giro in meno di 70 secondi. Tutti i pezzi stanno andando al loro posto. Selezioniamo normale e dato che devo finire un giro entro 70 secondi direi di scegliere Shadow perché è quello più veloce. Niente potrà fermarmi. Anzi. Nova. L'attesa è finita, inizia la gara. Andiamo! Abbiamo saltato la cutscene, come al solito. Entriamo direttamente nella gara che sarà Roulette Road. Tracciato speculare. Va bene. Picanasare mi piace, ma voglio comunque vincere. E chi non vuole vincere? Soddisfacente. Vabbè. Dobbiamo essere super veloci. E non comincio molto bene. Sì, questo sì che è un buco. Mamma mia, che partenza da fiasco proprio. E non voglio fermare nessuno, io voglio soltanto portarmi primo e fare il giro veloce. Dobbiamo essere i più veloci del circuito. Aumento di velocità in corso. Nah. Non male che qualcuno mi ha dato il turbo radiante. Così impari a volerci sfidare. Bene. Devo proprio spingerti. Ste tre bombe mi hanno fatto proprio piacere. Non tanto agli altri, ma non è un problema mio. Regalino per te, ciao. Ottimo. Sarò in un secondo. Non penso di aver fatto il giro veloce qua. Ma possiamo puntare a farlo nel prossimo. Dato che siamo primi. Richiedo assistenza per avanzare. Te lo passo adesso. Non mi serve. Perfetto. Prendete questo. E super turbo. Potenza massima. Stare attento. Avevo paura che il turbo finisse proprio mentre stavo passando in mezzo alle fish. Perfetto. Mi avrebbe fatto sbandare sicuramente. Cubo. Cubo. Ah, già è vero che non posso essere colpito dalle mie cose. O almeno non dai cubi. Penso però di poter essere colpito dai razzi. Non ne sono sicuro, non ci ho mai provato, fortunatamente. Cioè, non ci ho mai provato e non è mai successo, ecco. Questo è stato un buon giro. Possiamo fare però ancora meglio. Questo Wisp non mi serve. Riuscissi a prendere un altro turbo, un altro super turbo, sarebbe l'ideale. Oh no. Oh, bene. Questo Wisp non mi serve. Perfetto. Quanto è bella la musica. Turbo. Super turbo, siamo finalmente. Dai che abbiamo anche altri due turbo. Due boost. Turbo. Dai, 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 dai. Primo, secondo e terzo. Dovremmo averlo fatto, ma è un po' un'incognita. Vediamo appena usciamo. Ottima prestazione. Mi dispiace per Amy, che è arrivata ultima. E non c'era il Team Sonic. Questo è strano.
Bene. Sì, va bene. So di essere primo. Bene. Non mi avete detto. E il vincitore è il team Dark. Possiamo proseguire. Ok, abbiamo ottenuto le 3 stelline e la chiave extra e quindi direi di passare alla fase 5-8, che sarà una fase sfida ring. 400 ring in un'unica derapata. Mamma mia. Questa sarà molto molto dura. Però scelgo come sempre il Fido. Ciao! Sono tantissimi ring da prendere con una derapata. Anche perché stranamente, anzi non è proprio strano, però la cosa è che in questo gioco fare una derapata continua è molto, tra virgolette, semplice, ma allo stesso tempo macchinoso. Cioè è facile da fare ma difficile da padroneggiare, ecco, non mi veniva il termine. Ok, ci proviamo. Magari non da qua perché poi c'è il salto da fare. Non mi ricordo neanche più quanti ring devo prendere. Dovrebbero essere 200, giusto? Mamma mia. Dovrei stare più attento, cavolo, alla quantità di cose che devo fare. Che delle volte proprio i numeri, soprattutto per i ring, mi scordo molto facilmente. Ok, c'è ancora la derapata, eh. Ok, dovrei esserci. Lo spero. Forse erano più di 200 e a quel punto lo rifarò, cosa vi devo dire. Anche perché non è semplicissimo, fidatevi. Adesso mi devo concentrare soprattutto sul prendere più tempo possibile, scende molto in fretta, anche se ho ancora 20 secondi circa. Ah, maledizione, stavo guardando il tempo. Dai dai, ce la posso fare a raggiungere l'altra parte. Ok. Vai, vai, vai. Siamo a poco più della metà. Spero di poter recuperare un po' di tempo, magari con questa fila di ring. Dai, 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 dai. Perfetto. Ok, ok, ci siamo. Scusate se non parlerò troppo, ma sono molto molto concentrato. No. Devo arrivare a quelle file di ring. Ok, ok. No. Dai, ce la posso ancora fare. Manca pochissimo. Oh mamma mia.
Ne mancano pochi. No, 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 no. Se non mi è venuto un infarto adesso, non mi viene più. Mamma mia. Voi non avete idea di come mi sta battendo il cuore in questo momento. E dovrei essere anche riuscito a prendere la chiave extra. E ci siamo riusciti, bene, abbiamo preso le due stelline, abbiamo preso la chiave extra. E cavolo, erano 400 ring, quindi mi stavo ricordando malissimo. Meno male che ne ho presi abbastanza, straordinariamente. Quindi passiamo alla fase 5-9, che sarà un assalto agli egg pawn. Dovremo completare una gara senza farci colpire dai wisp. Sarà difficile perché ci sono quelli viola. Vedremo. Scusate, ho sbagliato pulsante. Quindi, c'è la storia? No, ok, va bene. Dovevo verificare. Comunque, facciamo la gara con Rouge. La voglio utilizzare, da un po' che non la utilizzo. Omega. No, facciamo Rouge, dai. Ottima scelta. Clockwork Pyramid. Mi pare non l'abbia ancora fatta questa pista. Potrei sbagliare. Sì, l'ho fatta sicuramente per i cavoli miei. Però non l'ho mai fatta qua nella modalità avventura. Ok, 3000 punti per il platino. Non dobbiamo farci colpire dalle bombe e soprattutto dai egg pawn viola, perché hanno spikes e quindi saranno veramente una spina nel fianco, diciamo così, per essere per censurarci, ecco. Io direi di sparare subito. Bravo, bella mira. Devo stare attentissimo. Andate, andate pure. Ti stai allontanando dal traguardo, genio. Direzione sbagliata. Ormai lo sapete come si fanno questi eventi. Soprattutto con delle condizioni difficili come non farsi beccare dagli wisp. Ok, possiamo andare. Guardate, porca miseria. Lo spikes. Dai, 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 dai. Poi il tempo è molto restrittivo. Il tempo è veramente un fattore opprimente in questo tipo di gare. Soprattutto perché gli oggetti sembrano veramente lontani fra loro. Lo so, lo so. Ah, volevo andare. Direzione sbagliata. Ma andiamo adesso. Tanto manca probabilmente soltanto un egg pawn. Quello viola. Non ho fatto una grande sfida, lo ammetto. Però abbiamo raggiunto il risultato ed è quello che conta. E poi abbiamo ancora un'altra sfida da fare, quindi va bene così, dai. Non abbiamo visto tantissimo questa mappa, però la vedremo credo in seguito, perché ci sarà ovviamente una gara. E niente, dovremmo aver preso anche la chiave extra, che era quella che mi interessava di più fondamentalmente. Bene, passiamo alla fase 5-10, che è una fase di distruzione con i bersagli. Distrugge almeno 25 bersagli mentre si derapa. Prendiamo Sonic come al solito. Cominciamo. Mi trovo bene. Questa è di nuovo Sky Road. E non dovrebbero essere... cioè non dovrebbe essere troppo complicata come sfida, come fase. Però non lo so. Adesso vediamo un attimo anche i bersagli dove sono posizionati qua nel caricamento, perché altrimenti... qui sarà un po' un problema sulle mongolfiere. Non riesco neanche a parlare.
Ok. Credo si possa fare. Di qui alla fine poi lo vediamo, dai. Si parte. Spariamo subito. Bene. Adoro il fascino del vecchio mondo. Ce la possiamo fare. Sto volando. Oh. Perfetto. Preso. Prendiamo quello verde. Quelli verdi valgono di più e sono molto più importanti rispetto a tutti gli altri. Furia distruttiva. Giornata per i bersagli. Non stiamo andando malissimo fino a questo punto, mi pare. Però è difficile dirlo così. Siamo a metà della gara e a metà del tempo. No, no, no. Maledizione, ne ho saltato. Ne ho saltate un sacco. Furia distruttiva. Prendiamo questo. Bene. Mamma mia, però in che posizioni l'hanno messi? Posso ancora riuscirci, credo. Ottimo lavoro. Ne manca ancora uno. Sì. Mancava pochissimo, non ho neanche guardato più il tempo. Perché ero preoccupatissimo. Bene, 8538, dovrei anche aver fatto la chiave extra, non lo so. Spero di sì, perché non c'ho voglia di rifarlo, per favore. Mamma mia. Anche qua, se non mi viene un infarto oggi, non mi viene più. Davvero. Non voglio tirarmela però. Comunque abbiamo preso tutto. Meno male. Sono proprio contento. Niente, possiamo passare tranquillamente al capitolo 6. Che sarà... il rapimento. Ah, interessante. Sicuramente succederà qualcosa di importante nel prossimo capitolo, ma lo vedremo nella prossima parte, quindi io concludo qui, mettete un like se vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto, commentate per i feedback, condividete per far crescere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, premete la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i miei video, io vi ringrazio per essere stati con me con questa parte di Team Sonic Racing, noi ci rivediamo al prossimo video e quindi non mi resta altro da fare che salutare, alla prossima, ciao ciao!